Siamo tutti pronti? Sì, Papà Pig! Allora partiamo! che bello si va a riciclare! Lattine, bottiglie, giornali! che bello si va a riciclare! Ecco il centro di riciclaggio della signora Coniglio. Siamo arrivati! Evviva! Benvenuti, amici! Salve, signora Coniglio! Siete venuti per riciclare dei rifiuti? Esatto, proprio così! Fate con comodo! Torno al lavoro! Cosa fa la signora Coniglio? Sta riciclando quelle vecchie automobili. Wow! Chi sa dirmi in quale contenitore vanno le bottiglie? In quello verde! Molto bene! E i barattoli vanno in quello azzurro! Proprio così, Peppa! George vuole riciclare i giornali. E va bene, George. Puoi buttarli tu i giornali se vuoi. Perfetto! Direi che per oggi abbiamo riciclato abbastanza. Certo! Torniamo a casa ora. Oh! Dov'è la nostra macchina? L'auto di Peppa è scomparsa. State indietro! La signora Coniglio la vuole riciclare. Oh. Si fermi! Quella è la nostra macchina! Cosa? Ma dite davvero? Certo! Non lo vede? Non è arrugginita come le altre! Che sciocca sono! Il fatto è che adoro riciclare! Sì, pure noi, sa? Ma adoriamo anche la nostra macchinina! Esatto! E anche la nostra macchinina adora noi! Non ho ragione? Guardate! Quello è Danny Cane! E c'è suo nonno con lui! Anche Danny e nonno Cane sono rimasti bloccati! Ciao, Peppa! Buongiorno, Peppa! Noi siamo stati invitati a pranzo a casa dei miei nonni, ma faremo tardi come sempre. Hai visto? È già l'una in punto. E sono in ritardo. Fanno così ogni volta. Le tue patate sono pronte? Hanno bisogno di cuocere ancora per un po'. Pronto? Con chi parlo? Ciao, sono Papà Pig. Siamo rimasti bloccati nel traffico. Non preoccuparti. Siamo in alto mare anche noi. Nonno ha esagerato un pochino con le patate. Vi aspettiamo. Poveri cari, a quanto pare sono bloccati. Così avrò il tempo di andare a raccogliere un altro po' di patate nell'orto. Non cambi mai, eh? Stiamo andando troppo lentamente. Non ci arriveremo più dai nonni di questo passo. Peppa ha ragione, proviamo a cambiare strada. Ma cara, qui non ce ne sono segnate altre. Conosco una scorciatoia. Ciao ciao, ci vediamo! Noi prenderemo una scorciatoia! Ci vediamo, Peppa! Buona fortuna! Mamma Pig ha cambiato strada per evitare la coda, ma è una scorciatoia molto accidentata. È divertente! Sei sicura di quello che fai? Fidati di me! Ciao, Anatre! Stiamo prendendo una scorciatoia! Guarda, ecco la strada principale! Fantastico! Brava, Mamma Pig! Ma come? Siamo ritornati allo stesso punto! Ciao! Bentornati! Accipicchia! A quanto pare la scorciatoia non è servita molto! Eccoci al parco! Siamo arrivati! Evviva! Evviva! Mamma, perché le foglie sono tutte rosse e gialle? Perché è arrivato l'autunno, Peppa. In autunno fa un po' più freddo e le foglie cambiano colore. Si è alzato un po' di vento. Facciamo un gioco per tenerci al caldo. Doveva andare da quella parte. Il vento sta portando via la palla. Guardate, è caduta nello stagno. Proverò a prenderla con questo bastoncino. Allungati ancora un po', papà. Mi raccomando, fa attenzione. Non preoccuparti, vedi, ci sono quasi.
Papà, l'acqua dello stagno è fredda. Sì, solo un pochino. Il vento ha spinto la palla fuori dall'acqua. Evviva, è uscita! Bene, siamo molto fortunati. Il vento è sempre più forte. Tenetevi stretti i cappelli. Oh no, il vento ha fatto volare il cappello di George. Non preoccuparti, adesso papà Pig te lo riporta. Corri, papà! Guardate, è finito sull'albero. Allora mi arrampicherò per prenderlo. Io penso che l'albero sia troppo sottile per reggere il tuo peso. È vero, ma come facciamo a tirare giù il cappello? Semplice, basterà scuotere il tronco in questo modo. Forse dovrei scuoterlo un po' più forte. Madame Gazzella, scusi, ma nel futuro come si vivrà? Dimmi, tu come te lo immagini? Secondo me nel futuro abiterò sulla luna. E tutti i miei amici verranno a trovarmi spesso. E io girerò l'universo con un razzo. Ciao ciao! Ora registreremo un messaggio che consegneremo ai posteri. Dite ciao alla gente del futuro. Ciao, gente del futuro! Probabilmente vivete tutti sulla Luna adesso. E andate in vacanza su Marte! E al posto delle macchine guidate i raggi spaziali! Un video stupendo! È quasi l'ora di tornare a casa. I genitori sono arrivati. Mamma, papà, abbiamo fatto una capsula del tempo. Oh, papà Pig, non è che ci daresti una mano a scavare un bel fosso? Certo, con piacere. Papà Pig sta scavando un fosso per la capsula del tempo. Ecco fatto. Possiamo tirarla fuori adesso? Oh no, deve rimanere sottoterra per tanti, tantissimi anni. Ma non voglio aspettare così tanto. Pep, sei tale e quale a tuo padre quando era piccolo. Davvero? Certo, me lo ricordo bene perché ero la sua maestra. Era la maestra del mio papà? Sì, i vostri genitori erano tutti miei allievi, non è vero? Sì, Madame Gazzella. E quando avevano la vostra stessa età, fecero una capsula del tempo anche loro. Me lo ricordo, e la sotterrammo sotto un alberello. La tiriamo fuori? Va bene. Se non mi sbaglio, dovrebbe trovarsi da queste parti. Peppa! George! È l'ora del bagno! Papà, mamma! Abbiamo trovato la pozzanghera di fango più grande del mondo! Ah, certo, si vede! Veloci, dentro la vasca! Oh. Per favore, non possiamo giocare ancora qualche minuto? No! Dovete andare a lavarvi. E ora tu e George avrete un po' di sonno. No, papà. Non abbiamo per niente voglia di andare già a dormire. Peppa e George non ne avranno ancora voglia. Ma io sì. Anche io. Prima di dormire, Peppa e George fanno il bagno. Peppa adora gli schizzi. Anche George adora gli schizzi. Si divertono un sacco dentro la vasca. Dai, adesso basta, bambini. Su, vi asciughiamo e vi mettiamo il pigiama. Oh, non possiamo stare nella vasca ancora per un po' di tempo, per favore? Il momento del bagno è finito. Ora filate a lavarvi i denti. Prima di dormire, Peppa e George si lavano i denti. Bene, adesso sono puliti. Andate a dormire. Oh, secondo me è meglio spazzolarli ancora un pochino. Se andate a letto, papà Pig vi leggerà un bel racconto. Evviva! Peppa e George adorano i racconti. Quando Peppa va a dormire, porta sempre con sé il suo orsetto Teddy. Anche George, quando va a dormire, porta sempre con sé il suo dinosauro.
E adesso avete un po' di sonno, bambini? No, papà. Vogliamo che tu legga un sacco di racconti. No, dovete sceglierne uno soltanto. Quale libro preferite? Il libro della scimmietta rossa. Va bene, mi leggerò il racconto della scimmietta rossa. E vive lì dentro? Certo, quella è la sua casa. Guarda, sta uscendo di nuovo. Buongiorno, signora Lumaca. Senti, nonno, c'è anche un letto nella casa della signora Lumaca. Oh, no, non c'è. Se io fossi una lumaca, avrei un letto, avrei un tavolo, avrei una sedia, avrei un frigorifero e anche il televisore. Nonno, che cosa mangiano le lumache? Ecco, mangiano soprattutto le mie verdure. Ehi, smettila, bricconcella! Senti, nonno, Giorgio e io vogliamo giocare ad essere delle lumache. Usate questi cestini come se fossero i vostri gusci. Fatto! Anche voi ora sembrate due lumachine bricconcelle. E adesso ci metteremo a mangiare tutta la lattuga di nonno Pig. Oh, state lontani dalle mie belle verdurine, piccoli birbanti! E quando nonno Pig inizia a brontolare, ci nascondiamo nelle nostre casette. Sono arrivati gli amici di Peppa. Buongiorno, nonno Pig! Buongiorno, Susie. Per caso siete venuti a giocare con Peppa e con George? Sì! Beh, non ho idea di dove siano finiti. Sono rimasto solo con queste due lumache, vedete? Stavamo facendo finta di essere lumache. Possiamo giocare anche noi? Non credo di avere abbastanza cestini per tutti quanti. Però potreste far finta di essere una cosa molto interessante che abbiamo in cortile. Una carota. Rebecca Coniglio adora le carote. Sono venuta a prendere le vostre cose per la grande svendita. Ecco qua. Grazie. Senta, le interessa questa poltrona? Oh, quale generosità! Arrivederci! Arrivederci! Mamma, hai dato via la vecchia poltrona di papà! Shh, non dirglielo, sennò se ne accorgerà. È arrivato il giorno della grande svendita. Ciao! Salve, signora Coniglio! Peppa, che ne dici di questa poltrona? Lo so, è vecchia, ma la puoi fare a pezzi e accendere il fuoco nel camino. È una poltrona antica. Davvero? Il mio papà dice che vale tantissimi soldi. Non l'avrei mai detto. Vorrà dire che aumenterà il prezzo. Arrivederci! Ciao a tutti! Ciao, Peppa! Tu che cosa hai donato, Susie? La mia maglietta da infermiera. Io un palloncino con il pappagallo. E io questa scimmia di pezza. Oh, mi mancherà la mia scatola sorpresa. Posso comprare la scatola sorpresa, per favore? Io invece vorrei la maglietta da infermiera. Il palloncino con il pappagallo è mio. Mamma, mamma, guarda cosa abbiamo comprato. Ma sono i vostri vecchi giocattoli. Ci mancavano tanto. Ragazzi, guardate cosa ho comprato. È una vera poltrona antica. Oh, Peppa Pig, quella poltrona non è antica. Sì che lo è. Me l'ha detto la signora Coniglio. Starà bene con la mia vecchia poltrona. Ovvio, Papino, perché quella è... Shh, Peppa! È proprio la tua vecchia poltrona! Cosa? Ma la signora Coniglio me l'ha appena fatta pagare un sacco di soldi! Meravigliose notizie per tutti! Siamo riusciti a raccogliere il denaro necessario per il nuovo tetto dell'asilo! Evviva! Grazie, signor Pig! È stato un piacere! Molto bravo, George. Ma prova a non schizzare così tanto, per favore. Arrivano Rebecca Coniglio e il suo fratellino Richard Coniglio.
Buongiorno, Rebecca. Buongiorno a tutti. Richard, appoggiati a questa tavoletta. Potrai esercitarti a sbattere le gambe. George, vuoi provare anche tu a sbattere le gambe? Siete bravissimi, ma cercate di non schizzare. I bambini grandi non schizzano. Noi siamo molto bravi a nuotare. Quando George e Richard avranno la nostra età, nuoteranno bene proprio come noi. Non è vero, Rebecca? Sì. Oh! Richard gioca con l'annaffiatoio. Ehi, smettila, Richard! Accipicchia! Richard ha fatto cadere l'annaffiatoio in acqua. Mi dispiace, Richard, ma io non ci arrivo. È caduto troppo in basso per me. Mamma! Io non so nuotare sott'acqua. Neanche io ho mai imparato a nuotare sott'acqua. Tienimi gli occhiali un attimo, Mamma Pig. Ecco l'annaffiatoio. Ottimo lavoro, Peppa Pig. Modestamente, sono piuttosto bravo a nuotare sott'acqua. Giocare con l'annaffiatoio è da bambini. Noi vogliamo salire sul trampolino e tuffarci. Mi dispiace, Peppa, ma sul trampolino possono salire solo i grandi. Oh! Peppa, se ti piacciono le bolle, perché non vai a giocare con quelle di sapone? Sì! Adoro le bolle di sapone! George, andiamo a giocare in cortile, vieni! Peppa insegna a George come fare le bolle. Allora, prima di tutto, immergi il bastoncino. Poi, fai un bel respiro. E soffia! Una bolla! George, adesso prova a farne una tu. Immergi per bene il bastoncino nel sapone. Sollevalo. Fai un bel respiro. E soffia! George si sta impegnando molto, ma ormai gli manca il fiato. Giù! George, non hai soffiato abbastanza forte. Se non ci riesci, puoi provare in un altro modo. Immergi il bastoncino nel sapone. Sollevalo e muovi il braccio. Tante bolle! È più divertente se ti metti a correre. Aspettami! George si diverte a fare le bolle, mentre Peppa le fa scoppiare. Adoro le bolle! Oh no, è già finito il sapone! Papà! Mamma! Il sapone per le bolle è finito! Non preoccuparti, Peppa, mi è venuta un'idea. Mamma Pig, va a prendere un secchio, per favore. Va bene, Papà Pig. Peppa, del detersivo. Vado, Papà Pig. George, tu invece portami una racchetta. Vorresti una tazza di tè? Vorresti una tazza di tè? George dà il becchime a Polly. George, guarda che gliene hai messo troppo. Polly diventerà molto grassa e poi scoppierà come un palloncino. Bam! Come un palloncino. Bam! Che cos'è questo suono? Il gelato! Evviva il gelato! Oh no, George non ha chiuso la porta. Gelati, gelati! È la signora Coniglio, la gelataia. Buongiorno, Mamma Pig. Salve, signora Coniglio. 4 gelati, per favore. Grazie, signora Coniglio. George,
George, ti sei dimenticato di chiudere la porta. Polly sarà volata via. Non ti preoccupare, sono sicuro che è ancora dentro. Polly non c'è, guardate. Oh. E adesso che cosa facciamo? Nonno e nonna Pig sono molto affezionati a lei. Forse dovremmo provare a cercarla in cortile. Guardate, che cos'è quello? Che cosa ha visto mamma Pig? È Polly! Evviva! Ma un momento, adesso come facciamo a farla scendere dall'albero? Non c'è problema, ci penso io a prenderla. Vieni qui, Polly. Vorresti una tazza di tè? Oh no, Polly è volata su un ramo più alto. Oh mamma. Attenzione, papà! Non cadere dall'albero come fai tutte quante le volte! Non ti preoccupare! Starò molto attento! Dai, Polly, avvicinati! Ora ci siamo tutti! Pronti a partire? Sì, papà Pig! Andiamo! Questa è l'area picnic! Eccoci! Evviva! Sapete, adoro venire in questo posto. È così pacifico, così silenzioso. È Zoe Zebra insieme a suo padre, il postino della città. Buongiorno, signor Zebra. È venuto a portarci la posta? No, Peppa. Oggi è il mio giorno libero. Non devo consegnare nulla. Ehi, siamo qui per fare un picnic. Come noi! Ma allora, perché non facciamo il picnic tutti insieme? Sì! Che splendido picnic! Mamma, adesso ci possiamo alzare da tavola? Vorremmo andare a giocare. Va bene, Peppa. Zoe, guarda, ho portato Teddy. Io ho portato la mia scimmia. Dinosauro! Abbiamo anche questo finto servizio da picnic. Perché non ci giochiamo insieme? Oh, ecco le anatre! Vengono ogni volta che facciamo un picnic da queste parti. Abbiamo del delizioso tè finto. E anche una torta. È finta, ma è buonissima. Vi assicuro che è squisita. Volete assaggiarne una fetta? Accipicchia! Non credo che le anatre vogliano della torta immaginaria. Oh, beh. Vuol dire che ce n'è di più per la tua scimmia, il dinosauro di George e il mio Teddy. Mmm, deliziosa! La mia scimmia dice, mai mangiato niente di più buono. Peppa, George, dobbiamo rientrare. Ciao, Zoe. Ciao, ciao. Siamo tutti pronti? Sì, papà Pig. La vincitrice della gara è Rebecca Coniglio. Evviva! Grazie mille. Avrei senz'altro vinto se non mi avessi distratto, Susie. Calma, Peppa. Ricordati, l'importante non è vincere, ma partecipare. Sì, papino. Ora passiamo al salto in lungo. George e Richard devono saltare il più lontano possibile. George, prendi una bella rincorsa e poi salta più lontano che puoi. George, pronto? Partenza, via! George ha saltato il più lontano possibile. E adesso tocca a Richard Coniglio. Se Richard non prende la rincorsa, non riuscirà a saltare lontano. Richard Coniglio, pronto? Partenza, via! Il vincitore è Richard Coniglio! Evviva! George, ricordati, l'importante non è vincere, ma partecipare! La prossima gara è la staffetta. Ciascun bambino deve scegliere un genitore con cui correre. Peppa, scegli me! Scegli me! Ma, papino, tu non sai correre veloce. Quando ero un piccolo maialino vincevo sempre. Adesso hai una pancia enorme. Però posso ancora toccarmi i piedi. Quasi. D'accordo, papà. Ma devi correre davvero molto veloce.
Le mamme e i papà faranno la prima parte di gara, poi passeranno il testimone ai bambini. Mamme e papà, pronti? Partenza, via! Veloce, papà! Ciao, ciao, uccellini! Stiamo andando a fare uno spaventapasseri! Questo è il capanno degli attrezzi di nonno Pig. Qui c'è tutto quello che ci serve per fare uno spaventapasseri. Iniziamo! Ho bisogno di due rami e di un po' di spago. Li cercheremo noi! Peppa ha trovato dei rami e George ha trovato dello spago. Ottimo! Adesso legherò questi rami insieme ed ecco il corpo. Nonna Pig ha trovato della paglia e un vecchio sacco. Perfetto! Metterò la paglia dentro al sacco in modo da formare la testa. Adesso allo spaventapasseri servono dei vestiti. Qui dentro ci sono degli abiti vecchi. George ha trovato un vestito. Non va bene, George. Il signor spaventapasseri non vorrà indossare un vestito. Peppa ha trovato un cappotto. Sei stata brava, Peppa. George ha trovato un cappello. Bel lavoro, George. Questo spaventapasseri non ha la faccia. Hai proprio ragione. Potreste pensarci voi a disegnarla, vi andrebbe? Sì, che bello! George disegna gli occhi e il naso. Peppa disegna la bocca. Fantastico! Lo spaventapasseri è pronto! Urrà! Gli uccelli stanno di nuovo mangiando i semi di nonno Pig. Guardate, gli uccelli sono tornati! Non preoccuparti, Peppa. Lo spaventapasseri li farà volare via tutti. Ha funzionato! Gli uccelli hanno paura dello spaventapasseri. Urrà! Ottimo! Ora i miei semi non verranno più mangiati da nessuno. Oh, nonno Pig, gli uccelli adesso sembrano molto tristi. Già, probabilmente hanno fame. Qui parla nonno cane. Aiuto! La nostra macchina si è rotta. Danny, presto, dobbiamo andare ad aiutarli. Che bello! Pronto intervento! Pronto intervento! Guardate, sono arrivati Danny e nonno cane. Evviva! Nonno cane sa tutto sulle macchine. È così grave? No, è soltanto finita la benzina. Cosa possiamo fare? Il mio distributore è pieno zeppo di benzina. Vi traino col carro attrezzi. Nonno cane prende a rimorchio l'automobile di Peppa. Nonno cane riempie il serbatoio di benzina. Mille grazie, nonno cane. Sono arrivate Susie e la signora Pecora in auto. Ciao, Peppa. Ciao, Susie. Abbiamo finito la benzina e siamo stati salvati da Danny e nonno cane. Wow! Che avventura, Peppa! Ciao, a più tardi! A più tardi! Oh no! Non c'è più aria! La gomma è a terra! Chissà se nonno cane salverà anche noi. Lo spero tanto! Qui parla nonno cane. Sì, capisco. Non c'è problema, signora Pecora. Arrivo subito. Pronto intervento! Posso venire con voi? Sali a bordo, Peppa! Pronto intervento! Pronto intervento! Ciao, Susie! Siamo venuti a salvarvi! Evviva! Nonno cane gonfia d'aria la gomma dell'auto. Ringrazio, nonno cane. Oh! Dove si è nascosto il cielo? Non preoccuparti, Peppa, è soltanto nebbia. Cos'è la nebbia? La nebbia è una nuvola che sta in terra invece che in cielo. La nebbia è davvero molto fitta. Non riesco a vedere niente. Forse dovremmo ritornare a casa. Sì,
Andremo al parco giochi in un altro giorno. La nebbia è così fitta che non si vede il parco giochi. Peppa e George devono rientrare a casa. Dunque, qual è la strada di casa? Ci siamo persi, Peppa Pig. Non ti preoccupare, so esattamente dove ci troviamo. Da questa parte. Chi ha messo qua l'albero? Peppa Pig è andato a sbattere contro l'albero. Tutto a posto, Peppa Pig. Sì, cara, sto bene. Da questa parte. Peppa Pig, tu sai dove stiamo andando? Certo, naturalmente. Mi sa che non riusciremo mai più a trovare la nostra casa. Sono sicuro che ce la faremo. Siamo nel nostro giardino. Oh, ci sono le anatre. Salve, signora anatra. Ha forse smarrito il suo stagno? Anche noi ci siamo persi. Noi non ci siamo persi. So esattamente dove ci troviamo. A presto, anatre! Vi auguro di trovare lo stagno! Oh! Oh! Peppa Pig ha trovato lo stagno delle anatre. Che fortuna! Sì, un vero colpo di fortuna! Papino, la signora anatra ti ringrazia. Non c'è di che, signora anatra! E ora troviamo la nostra casa. Sono sicuro che sia per di qua. Peppa Pig sta per creare un mistero. Allora, che cosa c'è sul tavolo? Il pesce rosso, Teddy, la scatola sorpresa e il dinosauro di George. Perfetto, Peppa. Guardateli attentamente e cercate di memorizzarli tutti. Il pesce rosso, Teddy, la scatola sorpresa e il dinosauro di George. Riuscirete a ricordarli? Sì. Molto bene. Ora dovete farmi il piacere di uscire un momento. Quando avrò finito vi chiamerò. Sembra che stia andando di sopra dal rumore dei suoi passi. E adesso sta tornando di nuovo qua. Tutto a posto. Potete tornare dentro adesso. Uno degli oggetti non è più sul tavolo. Sapete qual è? C'è ancora il dinosauro di George, il pesce rosso e anche la scatola. E allora? Che cosa manca? Teddy! Esattamente! Non c'è Teddy! Ben fatto, bambini! Complimenti! È stato abbastanza facile per noi, perché siamo dei famosi detective! Ah, ma questa era solo metà del mistero. Dove si sarà nascosto Teddy? Oh, non lo so! Quelle cosine sul pavimento, che cosa sono? Sono briciole di torta, vero? Grazie alla lente d'ingrandimento, le briciole sono facili da vedere. Chi sarà stato a mangiarsi la torta? Forse Teddy. E sembra che le briciole portino da questa parte. Certo che Teddy ne ha mangiato davvero un sacco. Le briciole portano alla camera di Peppa e George. Oh, le briciole sono finite. E ora come facciamo a trovarlo? Se vuoi puoi farmi delle domande, ma risponderò soltanto con un sì o con un no. Va bene. Per caso Teddy è in questa stanza? Sì. Forse si è nascosto nel letto di George? No. Allora è da qualche parte più in alto? Sì. Teddy era nel mio letto! Evviva! Ecco Rebecca Coniglio con il suo fratellino, Richard Coniglio. Ciao, amici! Ciao! Posso salire anch'io sulla giostra? Ma certo, salta su! Ci faccia girare a tutta velocità! Anche Richard vuole andare sulla giostra. Oh, ma se sale anche Richard, non potremo andare veloci come andavamo poco fa! Lui può andare a giocare con George! Richard, ti andrebbe di giocare con George? No! George ha un dinosauro proprio come il tuo! Dai, andiamo a vederlo! Richard ha la stessa età di George. Richard vuole vedere il dinosauro di George. Wow, dinosauro! George, Richard può giocare con il tuo dinosauro? No. Richard e George può giocare con il tuo? No. George e Richard non vogliono condividere i loro giocattoli. George, sarà molto più divertente se giocate insieme. Sei stato davvero molto gentile, George. Dinosauri!
George non è contento. Richard, adesso tocca a George tenere i dinosauri. Neanche Richard è contento. Perché stanno piangendo? Cos'è successo? George e Richard si mettono a piangere ogni volta che giocano insieme. È che sono ancora troppo piccoli per saper giocare. Visto che voi siete già grandi, perché non glielo insegnate? Giusto! Potremmo aiutarli a fare un castello di sabbia. Ottima idea! Andiamo nella sabbiera. George e Richard adorano la sabbia. George, Richard, ascoltate. Vi insegneremo come si fa un castello di sabbia. George ha trovato gli occhiali di Pedro. Oh! Che tontolone! Ecco, tieni. Grazie. Pedro, come mai tu porti gli occhiali? Perché devo. È quello che mi ha detto l'ottico. E che cos'è un ottico? Il mio papà è un ottico. Lui controlla se le persone vedono bene. Come? Può vedere dentro la mia testa? No, fa un esame della vista. Vuoi che ti faccia un esame della vista? Sì, fammi un esame della vista. Ok. Interessante. Chiudi un occhio e poi dimmi cosa vedi. Riesco a vedere... George. Ora chiudi tutti e due gli occhi. Adesso non riesco a vedere niente. Non riesci a vedere. Davvero molto interessante. Mi sa che devi mettere gli occhiali. Oh, sul serio? Sì. Pedro, andiamo a casa. Ciao, Pedro. Hey. Ciao, ciao. Mammina, devo mettere gli occhiali. Cosa? Pedro mi ha fatto un esame della vista. Devo mettere gli occhiali. Sono sicura che ci vedi benissimo. No, mamma, perché quando chiudo tutti e due gli occhi non riesco a vedere niente. Nessuno è in grado di vedere con entrambi gli occhi chiusi. Oh. Che cos'è questa storia degli occhiali? Pedro conosce tante cose sugli occhiali. Il suo papà è un ottico. Va bene, Peppa. Ti porterò dall'ottico che ti farà l'esame della vista. Andiamoci subito! George, vuoi fare anche tu l'esame della vista? No! Wow! Emily è brava a giocare con le costruzioni. È l'ora della pausa. Evviva! Emily, non ti piacerebbe andare a giocare fuori insieme agli altri? Sì, molto! Vi va di accompagnare Emily in cortile? Certo, Madame Gazzella! Durante la pausa, Peppa e i suoi amici giocano nel cortile della scuola. Che baccano! Perché non giochiamo a chi fa il verso più forte? Va bene, ci provo io per prima. Squeak, squeak! Questo verso era forte. Ora tocca a Zoe Zebra. Adesso a Susie Pecora. Ora a Danny Cane. Il suo era molto forte. È il mio turno. Ora ci sono io. E adesso io. Il verso di Peppa è quello più forte. Emily, sei tu la prossima. Devo giocare anch'io? Sì, per favore. Va bene. Ci proverò. Accipicchia, che verso forte! Wow! Fallo di nuovo! Emily non è più timida. Senti, Emily, ti piacerebbe giocare al mio gioco preferito? E qual è il tuo gioco preferito? Saltare nelle pozzanghere di fango! Anche a me piace tantissimo! Peppa adora saltare nelle pozzanghere di fango. Emily adora saltare nelle pozzanghere di fango. Sembra un gran bel gioco. Vengo anch'io! Madame Gazzella adora saltare nelle pozzanghere di fango. Tutti adorano saltare nelle pozzanghere di fango. Oggi faremo un gioco molto più bello. Peppa ha portato la sua barchetta.
Anche George ha portato la sua barchetta. Prima dobbiamo darle la carica, George. La barca di George ha un meccanismo a molla. Coraggio, forza! Metti subito la barca in acqua, altrimenti si scaricherà. George adora la sua barchetta. Mamma, dai la carica anche alla mia? La tua non ha bisogno della carica, Peppa. Quella di Peppa è una barca a vela. È il vento che la fa muovere. Non mi piace la mia barchetta. È ferma e non fa un bel niente. Il problema è che non c'è un filo di vento. Forse ha bisogno di un aiutino. Soffierò, soffierò e vedrai come si muoverà. Evviva! Andava velocissima. Peppa adora la sua barca a vela. Sta arrivando un'amica, Susie Pecora. Ciao, che fate? Ciao, Susie. Stiamo giocando con le nostre barchette. Io ho portato il motoscafo. Per caso funziona a molla? No, ci sono le batterie, vedi? Il motoscafo di Susie si muove grazie alle pile. Oh! È davvero una bella barca. Scusi, signora Anatra. Arriva Danny Cane insieme a suo nonno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Danny. Mio nonno ha costruito questo battello e me l'ha regalato. Oh! Acci picchia, è davvero splendido. Ma come funziona? Come quelli veri, col vapore. Basta spingere questa levetta. Wow! Che fantastico battello! Thank you.